promuove lo sviluppo della cultura. Articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Laura Pisano. Noi siamo qui oggi a incontrarci, a raccontarci la Sardegna che vogliamo, il cambiamento che vogliamo essere e fare nella politica sarda e italiana. La prima cosa che abbiamo fatto quando ci siamo incontrati è prendere atto delle nostre differenze e della nostra fiducia. Una fiducia che viene continuamente, quotidianamente messa alla prova, ma che sopravvive. Sopravvive per un senso di responsabilità che nulla, nemmeno i quotidiani avvilimenti riescono a mortificare. La seconda è che siamo qui perché amiamo la Sardegna. E la terza è che vogliamo metterci la faccia e prenderci la responsabilità di proporre modi, contenuti e ritornare a fare della politica un laboratorio di idee e di strumenti per la Sardegna che meritiamo di avere e di essere, per l'Italia che vogliamo. Per farlo abbiamo scelto di interrogarci su quello che viviamo e sentiamo importante per provare a cambiare politica e mondo. Tanti amici, tanti argomenti, tanti interventi e passione oggi. Questa giornata è l'inizio di un percorso, di un modo di fare politica che ci accompagneranno e che vogliamo fare coinvolgendo la base del Partito Democratico, del centro-sinistra, le associazioni e tutti i cittadini. Vogliamo essere la realizzazione di quel momento fondativo che è stato nel 2007 la nascita del PD e che doveva essere un partito aperto, qualcuno ha detto liquido. Noi diciamo un partito che vive con la gente, per la gente. Oggi ancora non è così, la dimostrazione purtroppo ce l'abbiamo nei fatti, nella disillusione delle persone, nella sfiducia per una politica che viene percepita tutta, più come un comitato di affari o un comitato elettorale, pronta a fare accordi e accordicchi di ogni genere vendendosi l'anima. E allora questo non va più bene. Noi sappiamo che dobbiamo cambiare. Siamo e rappresentiamo quella parte del mondo di fuori che vive le scelte della politica e le sconcezze di questi mesi, di questi giorni, di queste settimane con profondo disagio e vergogna. Noi sappiamo che anche in Sardegna la situazione è difficile. Rischiamo di morire di inedia fra gli artigli di una classe politica che ci governa e che definire inadeguata è un eufemismo spinto. In 18 mesi, 21 ormai, è stato dilapidato un patrimonio di atti, di idee, di proposta politica che era mancata per anni. Siamo sotto lo zero in questione e pesantemente in sanità e diritti, siamo allo zero in economia, in progresso sociale, in affanno su informazione, scuola e cultura, in pericolo su trasporti, ambiente e questione agropastorale. La disoccupazione ormai ci attanaglia e i nostri giovani sono spesso costretti a emigrare definitivamente. Questo è tutto quello che noi non vogliamo ed è in questa situazione di desolata stanchezza che ci siamo decisi e che proviamo a fare la nostra parte impegnandoci davvero. Abbiamo da ridare onore ad una parola che oggi ci pare caduta in disgrazia, che è la responsabilità. Ed essere responsabili vuol dire essere autori e attori responsabili del progetto e della sua realizzazione, senza alibi, senza scuse né storie. Dobbiamo riappropriarci della speranza di un domani che noi vogliamo. Con il dire al passato grazie e al futuro sì, vogliamo dire che è anche ora per noi di assumerci la responsabilità di tracciare la nostra strada. Significa che è il momento di dire, senza remore, nei giri di parole, cosa vogliamo e come intendiamo raggiungerlo. La nostra è in fondo una ribellione, pacifica, ma certo inesorabile, per far crescere l'idea che si può, che possiamo davvero rialzarci e a schiena dritta guardare il domani che viene. Lo facciamo in questa giornata con il contributo critico, con le proposte che vengono da amministratori, da semplici cittadini, che in 5 minuti diranno come e cosa pensano e cosa vogliono. Costruire insieme al Partito Democratico, perché questa è un'iniziativa per il Partito Democratico, perché senza Partito Democratico forte, autorevole, non c'è alternativa possibile, di questo siamo consapevoli tutti. Grazie.